L'ENEA è un ente di ricerca in cui il personale, per sua natura, tipicamente animato da una curiosità intrinseca. Per questo l'agenzia ha aderito con entusiasmo all'iniziativa della Presidenza del Consiglio e sulla base dell'analisi che è stata effettuata si è scelto di implementare un nudge in particolare perché ci si è resi conto che occorreva superare un pregiudizio tra due componenti importanti e fondamentali del nostro ente, la parte di ricerca e la parte di staff. L'applicazione dell'analisi comportamentale ci ha consentito di renderci conto che le persone si aspettavano un riconoscimento da parte dell'organizzazione di quello che era il loro lavoro, e quello che mancava era proprio la visibilità di questo lavoro. Attraverso l'utilizzo del nudge che è stato scelto, noi siamo riusciti a far parlare queste due anime della nostra realtà scientifica e a superare questo pregiudizio, almeno diciamo in parte, e ad avviare in prospettiva un dialogo più costruttivo tra queste componenti, ed anche a gettare le basi per l'utilizzo di altri nudge che ci sono stati proposti e segnalati attraverso la partecipazione alla sperimentazione, per i quali addirittura abbiamo creato dei piccoli spin-off interni, come è stato per esempio per il nudge del ringraziamento, che ormai sperimentiamo in maniera sistematica all'interno della direzione del personale, che contiamo di estendere a tutto l'ente. Riteniamo che, dato il rapporto costi e benefici dell'iniziativa, sia fondamentale per le amministrazioni pubbliche, per valorizzare la sua componente fondamentale, poi sono le persone che ci lavorano, utilizzare questi strumenti anche per il basso costo che gli stessi hanno, tenuto conto poi delle limitazioni di spesa che ogni ente ha e che un ente di ricerca spesso incontra. Per questo ci sentiamo di consigliare obiettivamente a tutte le amministrazioni di farsi coinvolgere in iniziative di questo tipo, e di perché i vantaggi sono evidenti nel breve termine, ma sicuramente poi nel lungo periodo avranno un valore e un peso sicuramente più significativo.